Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la costituzione della Commissione speciale con compiti di indagine conoscitiva per la promozione della cultura della legalità e il contrasto della criminalità organizzata. Presidente Cattaneo, qual è il significato della decisione assunta dall'Aula di istituire la Commissione antimafia? Il Consiglio ha approvato all'unanimità l'istituzione di questa commissione su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Ritengo sia una risposta concreta, una risposta operativa dell'impegno della Regione e del Consiglio regionale per una lotta insieme e in sinergia con le altre istituzioni verso le mafie e verso ogni forma di criminalità. D'altronde il nostro impegno non è nuovo, noi abbiamo un osservatorio dell'usura che sta lavorando molto bene e ha contribuito a contrastare appunto il fenomeno dell'usura e del gioco d'azzardo. Riteniamo che oltre a sostenere le attività di coloro i quali già lo fanno come proprio core, con i contributi, con il gonfalone, con la partecipazione dei consiglieri, fosse giunto il momento di fare squadra e di dimostrare che la politica è sensibile anche in una regione come il Piemonte, dove le mafie purtroppo sono presenti, solamente a differenza di altre parti del paese lo sono forse un po' meno in maniera plastica, ma ci sono. L'impegno delle istituzioni, soprattutto verso i giovani, sensibilizzando l'opinione pubblica che tutti insieme dobbiamo contrastare questo fenomeno. La decisione di istituire la commissione è stata presa nello stesso giorno in cui l'Assemblea regionale ha commemorato la figura del magistrato Bruno Caccia, procuratore capo della Repubblica a Torino, nel 30° anniversario della sua tragica uccisione da parte dell''ndrangheta, per le sue indagini sulla criminalità organizzata a Torino e a Milano.